Salve a tutti signori, sto veramente dando di matto per cercare di fare video con questa action camera, perché il fracasso di problemi che mi genera è pari al fracasso di legnate che si prenderà se non la pianta, di essere una rogna. Di cosa voglio parlarvi oggi? Oggi parliamo di come rivendervi la merda su subito.it. Perché subito e non... Perché su Gigi non c'è assolutamente nessuno, mentre su Subedo ci sono tutti. Quindi non vedo perché dobbiamo differenziare la nostra proposta, quando tanto 9 volte su 10 ci contatteranno da Subito. E se ci contattano da Gigi è solo perché vogliono incularti. Non che su Subito non vogliano incularti, anzi, probabilmente ce n'è il doppio di inculatori seriali, essendo che ci sono il doppio letteralmente delle persone, se non di più. Però almeno qualche offerta decente ti arriva o trovi. Io su Kijiji non sono mai riuscito né a comprare né a vendere niente, quindi non so neanche perché lo sto citando. In realtà questo non è un vero tutorial, vi faccio vedere solo come cerco io di propinare di quella roba pazzesca a Subito. Certo, potete usarlo anche voi se Amazon o i cinesi che stanno su Amazon vi mandano degli oggetti. Ovviamente non sapete cosa farvene perché sono cianfrusaglie e li dovete vendere su Subito. E non abbiate paura, vi dico non abbiate paura, perché su Subito si vende tutto. Ogni volta penso, questa cosa non la venderò mai, non la venderò mai. Invece no, la vendete, perché c'è incredibilmente gente che cerca la radiosveglia da 10 euro su Subito piuttosto che andare su Amazon, e le vendete anche a prezzi molto simili a quelli reali. Ovviamente dovete togliere un po', tipo un 30%, però li vendete, non abbiate paura, sarà solo questione di tempo, prima o poi venderete tutto. Certo, se seguite la mia fantastica guida su come fare l'articolo perfetto. Nel titolo scrivere nuovo, mai toccato, mai sfiorato, mai leccato, niente, che poi è vero, più o meno. Io metto sempre almeno 5-6 foto dentro l'articolo, in cui la prima è una foto generale di tutto quello che sto andando a vendere, ma anche il cavetto stupido, la tracollina, la scatola, ci deve essere tutto. E se c'è qualcosa di ancora imbustato, non tutto perché sennò non si capisce niente, è ancora meglio, perché aiuta a generare l'idea che quello che state vendendo effettivamente è nuovo, mai toccato, non perdi tempo, no le caculo. Poi passiamo alla descrizione. Questa qui, guardate, è materia facile, la copiate direttamente da Amazon. Certo, state attenti, perché quelle di Amazon sono scritte dai cinesi, quindi con il traduttore viene di quella roba che vi ribaltate. La camma da caccia. La camma da caccia. Questo non scrivetelo nell'articolo di Subito, che sembrate degli analfabeti. Ma vedi che queste frasi qua non hanno senso, non c'è una logica, sono messe lì a caso. Se ci bisogna aiuto per come usare il prodotto, avremmo a disposizione gratuitamente il servizio post vendita tecnica. Sì, però se mi parla così non capisco un cazzo lo stesso. Vabbè dai, basta, ho letto abbastanza bagianate. Ecco, quello che intendevo è, prendete pure quelle definizioni lì, perché sono comode e ci stanno scritti un sacco di elenchini che non avete voglia di fare, e li buttate qui su Subito. Ovviamente sistematele, rendetele tipo italiane, e poi ci siete. Io non farei una descrizione troppo lunga, mi spiego meglio. Guardate la lunghezza che ha, così, prendete la mia mano, la fate così e siete a posto. Poi in fondo ci scrivete che voi potete anche spedirlo, perché è inutile che pensiate di venderlo al vicino di casa, cioè sì, può essere, però rendete disponibile la spedizione, e se spedite accettate PayPal e accettate, che cazzo ne so, bonifico. Vuoi darmi buono? C'ho PayPal, e lasciate che si faccia truffare. Ovviamente poi voi il prodotto glielo spedite, però a certa gente a quanto pare non basta che gli ripeta che farsi PayPal è praticamente gratis, e lo collegano a qualsiasi carta che hanno, non hanno bisogno di quella cagata della lottomatica con scritto PayPal sopra. È comune questa cosa, che PayPal sia una cartina complicata da usare, che mannami, un servizietto della minchia. Dopo gli dite compresa di tutti gli accessori che vedete in foto, quindi non dovete neanche stare lì ad elencare gli accessori, proprio guardate le foto. E questo, non so se volete metterlo all'inizio o volete metterlo alla fine, dovete inventarvi, questo dicono le regole di Subito, quelle non scritte,
una scusa per venderlo. Cioè, nuovo, ma perché lo vendi? Perché la gente lì, tutta sospettosa, devo comprare questa luce LED da 5 euro, però devo sapere, ma perché se ne libera? Ma non è che magari c'ha qualche fine losco? E voi gli dite, che ne so, vendo per mancato utilizzo, vendo perché mi sono rotto, un regalo non gradito, e inventate tutte le cagate. Bene, il mio video su come vendere su Subito è concluso. Spero che ne abbiate appreso degli interessanti spunti per fare delle grandissime vendite sulla piattaforma. E mi raccomando, una cosa che non vi ho ancora detto, dovete sempre, sempre scrivere: no perdi tempo!